Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Parola del Signore. Meno male che abbiamo la possibilità di riflettere anche su queste cose. Meno male che il Vangelo, che Gesù le ha affrontate. Meno male, anche se magari ci mettono a disagio, anche se magari tra l'assemblea ci sono delle persone che hanno qualche difficoltà a riguardo. Meno male. Meno male che la luce si accende, perché se la luce è spenta corriamo il rischio di credere che tutto è sempre buio. La luce può anche accecarci delle volte, ma meno male che risplende. Pensate che hanno posto questo problema della vita coniugale i farisei, mettendolo alla prova. Pensate che questa parola mettere alla prova e tentare, la stessa parola, come aveva fatto Satana prima, precedentemente, là nel deserto. Adesso sono i farisei che mettono alla prova, tentano Gesù, su un argomento, direi, vivo, quotidiano, e la tentazione continua. E dico, meno male che Gesù è stato messo alla prova e ha cominciato a riflettere, a dare delle indicazioni, direi stupende, per tutti, ripeto, anche per chi è un po' in difficoltà. E la prima indicazione sembra semplice, ma è profondissima. Hanno cominciato a metterlo alla prova dicendo: è lecito? Guardate che affrontare i problemi così è terribile. Gesù non è cascato nel tranello. È lecito vuol dire se c'è nella legge si può fare. Gesù invece da sempre ha riportato il discorso non al lecito, alla legge, ma ha riportato sempre i discorsi alla persona, all'uomo, al valore della vita. Se è lecito allora si può fare. È quello che si pensa ai nostri giorni. Lo fanno tutti, la legge non lo punisce. Ah, se affronti il problema così, stai attento. Gesù va alla coscienza, Gesù va al cuore, Gesù va all'uomo, Gesù va alla persona, Gesù va alla capacità di amare che una persona ha dentro di sé. Affrontiamo sempre i problemi non partendo dalla legge,
ma partendo dall'uomo, dalla persona. È importantissimo questo, scusate se insisto, perché tante volte purtroppo lo dimentichiamo. Vi faccio un esempio. 15 giorni fa un gruppo di signore, che ringrazio, mi hanno chiamato e tra i vari discorsi, uno dei discorsi era questo: ma allora i rapporti prematrimoniali adesso sono leciti? Adesso si può? Una volta non si poteva e adesso si può tutto? Vedete, affrontare il problema così non si capisce più niente. E allora nella risposta dicevo: che cosa ha fatto Gesù? Ha chiuso il discorso a si può o non si può? Oppure ha portato il discorso sulla persona, sull'uomo? E allora chi è che oggi ha ancora la voglia e il coraggio di educare i giovani all'amore? Questo è importante. E non solamente proibire o non proibire i rapporti prematrimoniali. Capite? Una volta non si poteva, e allora tutti avevano paura. Adesso si può, e allora tutti fa quel che vuole. Ma è questo il problema. E una volta chi è che educava l'amore? E adesso chi è che educa l'amore? È questo l'essenziale. Capite come Gesù affronta le cose? Quando una persona si educa ed è educata alle cose importanti, essenziali, all'amore stesso, e capisce che l'amore non è far quello che si vuole, ma l'amore è rispetto, è donazione, è attenzione, è accoglienza, è pazienza, è perdono, è bontà, andate avanti voi. Allora una persona comincia a capire, a far suo, anche la possibilità di una relazione differente, perché altrimenti si corre il rischio con questo lecito o non lecito che tutti fanno quello che vogliono. Basta non incorrere nelle sanzioni della legge. La legge è importante, sempre, teniamolo presente, non sto demonizzando la legge. La legge è importante per orientare un valore però, perché fare le cose solamente per una regola non serve. Ci vuole veramente l'educazione profonda al valore profondo, alla coscienza della persona che c'è dentro, una coscienza formata e preparata. Tant'è vero che la seconda parte del discorso, perché Gesù va avanti, è ancora più bella. Pensate che rivoluziona la parola di Dio. Rivoluziona nel senso che non si ferma anche lì a una interpretazione esteriore, superficiale della parola di Dio. Che cosa ha fatto Mosè? Chiede Gesù. Ah, Mosè permetteva. Perché permetteva a Mosè di ripudiare la moglie? Questo era il problema. Mosè aveva codificato una cosa che già avveniva. Pensate che allora un uomo faceva quello che voleva con la moglie, contava niente, e allora quando decideva la rimandava, la buttava via, fuori dalla porta, capite, vero? Non c'era la previdenza sociale. Quella persona era morta. E Mosè dice: no cari, non fate così. Voi dovete dargli un libello di ripudio, che vuol dire un atto attraverso il quale questa donna può ancora sposarsi. E quindi non va all'accattonaggio. Questa donna è ancora rispettata. Bellissimo quello che ha fatto Mosè. Ma Gesù disse: guardate che questa cosa Mosè l'ha fatta per la durezza del vostro cuore. Non è così che si legge la Bibbia. Mosè ha fatto una cosa bella, ma non è così. Che cosa c'è dal principio? Gesù rilegge la parola di Dio, comincia a interpretare le cose dal principio. Cosa c'è là nel principio? Non c'è la durezza del cuore, c'è un progetto. Là nel principio il progetto è: Dio vuole che l'uomo e la donna si mettano insieme. Dio ha creato l'uomo e la donna, non l'uomo superiore alla donna. E allora i due saranno una sola carne, questo è il progetto iniziale. Ritornate lì
allora si può scoprire che nel progetto di Dio c'è amore, non durezza di cuore. La durezza di cuore viene da una falsa interpretazione della parola di Dio, perché la parola di Dio ha cercato di minimalizzare i danni che si stavano facendo, ma nel progetto iniziale è differente ed è lì che dobbiamo ritornare. Carissimi, anche quelli che sono in difficoltà dinanzi a questi discorsi, non prendano paura, non prendete paura. Il progetto iniziale è per tutti quanti, anche per me che non sono sposato, perché se anche io non divento capace di amare, chiaramente una relazione non immediata, ma se non sono capace di amare, sono un fallito. Chi non è capace di amare è un fallito. Allora è per tutti questo discorso, anche per chi ha avuto una difficoltà e sta vivendo una difficoltà. Dai, impara ad amare, educa i tuoi figli all'amore, quello vero. La Chiesa sta riflettendo anche su questi discorsi, lo sapete, vero? C'è tutto il discorso della comunione ai divorziati, eccetera. Lasciamo che la Chiesa vada avanti, io credo che farà dei passi in questo senso, molto seri, molto belli, molto profondi, però la Chiesa stessa non potrà mai buttare via il progetto iniziale, che è Dio ha creato l'uomo e la donna, perché siano una carne sola, perché imparino ad amare, si vogliano bene, e l'amore non è quello, non me ne vogliono gli adolescenti, di sbaciucchiarsi di qua e di là, lo sappiamo bene, lo dicevo, accennavo prima, l'amore è rispetto, è donazione, è pazienza, è tentare di superare le avversità, le difficoltà insieme, è anche durezza, è anche durezza, è questo che il Signore ci ripropone. Volete che ringraziamo il Signore? Proprio perché ha affrontato nel modo giusto il problema, non legalmente e basta, ma nel valore profondo che c'è, e rileggendo dal principio addirittura la parola di Dio. Che bello che è questo modo di affrontare il discorso che il Signore ci offre. Portiamolo nelle nostre famiglie, magari parlatene anche voi tra marito e moglie, e parlatene anche con i vostri figli, ed educhiamo i nostri giovani non a si può o non si può, ma educhiamo i nostri giovani ai valori profondi, tipo imparare a volersi bene. Educare all'amore è la grande sfida che siamo chiamati ad affrontare e a vincere ai giorni d'oggi. Buon cammino a tutti.